Protocollo prevede una sinergia con l'Istituto su tutti gli ambiti formativi che possono ritornare utile alla collettività negli ambiti legati alla riqualificazione urbana piuttosto che all'alternanza scuola-lavoro nei settori tecnici dell'amministrazione, piuttosto che ad interventi di progettualità che riguardano la viabilità in zone particolarmente critiche, ovviamente in coerenza con gli strumenti istituzionali di programmazione, quali sono ad esempio il piano urbano della mobilità, piuttosto che altro. Questo è un percorso che vogliamo avviare per cercare di includere nella progettualità gli istituti scolastici di qualsiasi fascia d'età, soprattutto quello superiore, perché diciamo, sono ragazzi già maturi, pronti per immettersi nella classe sociale e quindi svolgere le funzioni per cui ogni cittadino ha bisogno di assolvere e quindi avviare questi percorsi formativi di collaborazione e sinergia per migliorare l'aspetto di questa città, ma migliorare la consapevolezza di essere cittadini di un territorio che deve crescere, deve svilupparsi in coerenza con gli indirizzi programmatici dell'amministrazione. I nostri ragazzi che finora hanno svolto i percorsi di alternanza scuola-lavoro sia a Catania sia presso le aziende private, adesso e anche con il comune di Butera, devo dire, con cui avevamo già realizzato questa stipula di un protocollo, adesso potranno lavorare sul territorio, ma per migliorarlo, per riqualificarlo, attivando questi percorsi di alternanza scuola-lavoro che mirano anche alla riqualificazione artistica, non solo del decoro, ma appunto qualcosa di più, e magari a delle proposte, perché qui si parla anche di migliorare la viabilità, quindi con uno studio sul territorio, cercare dei nuovi sbocchi dove sembra che non ci siano strade sufficienti. E anche si parla di una riqualificazione dell'area portuale. Certo, noi possiamo farlo solo a livello progettuale, poi dipenderà dal comune volere raccogliere i nostri studi e farli diventare uno strumento reale. Comunque siamo molto contenti perché si aprono tantissime prospettive. E noi che abbiamo 8 indirizzi, quindi possiamo anche indirizzare i nostri ragazzi del MAT, quindi manutenzione e assistenza tecnica, al controllo e alla manutenzione di tutti gli impianti fotovoltaici comunali o alla riqualificazione degli impianti di illuminazione. Qui stiamo parlando di una ricaduta reale sul territorio, quindi non solo in termini di competenze per i ragazzi, ma un miglioramento anche della qualità della vivibilità dei nostri quartieri.